Restiamo nel campo del turismo e vi raccontiamo anche una vera e propria truffa capitata a un gruppo di modenesi che, dopo aver prenotato una baita in montagna su un sito online, ha scoperto che la casa era chiusa, anzi addirittura in vendita. Ancora Filippo Marelli. Capodanno da incubo e vacanze rovinate per un gruppo di ragazzi modenesi. I giovani, un gruppo di 8 persone, anche con un bambino piccolo, avevano prenotato su un sito online una baita in montagna, sulle Alpi, vicino al lago di Carezza, per trascorrervi i giorni a cavallo del Capodanno. Avevano anche pagato la caparra, quasi 500 euro, parlato e scambiato mail con chi offriva l'alloggio. Ma una volta arrivati, non solo la casa era chiusa, anzi in vendita, ma si sono ritrovati con altri gruppi di sfortunati come loro che avevano prenotato la stessa. A un certo punto hanno smesso di risponderci e quindi ci è salito il dubbio e ci siamo recati comunque sul posto e non c'era la casa, ma non c'era nessuno. Secondo me hanno preso un annuncio dalla casa in vendita e hanno pubblicato per mettere in affitto. Avendo fatto un bonifico bancario, avendo comunque i dati di questa persona, ho contattato la mia banca, ho spiegato la situazione, la mia banca si è messa in contatto con la banca che era Caserta e hanno provato a richiedere i soldi indietro. L'unica cosa è che oltre a non avere più i soldi sul conto erano anche sotto, quindi la mia banca mi ha detto che potevano fare ben poco. Siamo andati dai carabinieri di Bolzano, abbiamo fatto la denuncia, poi siamo tornati a Modena, abbiamo trovato un altro posto per il giorno dopo che era Montese e anche lì è stata un'altra truffa. Il posto c'era, c'erano i proprietari, il problema era che l'immobile era sporco. Per Federconsumatori non è una situazione nuova da risolvere, dicono, c'è la condizione dei cosiddetti siti bacheca. In quella giornata loro si sono trovati con altri 9 gruppi di persone che avevano acquistato le stesse giornate in quella baita. Sarebbe sufficiente introdurre una modalità per la quale le caparre vengono trattenute fino a buon fine dal portale per spazzare via tutti i truffatori che oggi purtroppo imperano nel settore.